Allora, io partirei dalla domanda che ogni youtuber si fa: come faccio a fare tante visualizzazioni? Benvenuti in un nuovo video, io sono Luca e oggi voglio presentarvi una mia carissima amica. Prima di farvela conoscere però devo spiegarvi il motivo di questa collaborazione. Come molti di voi iscritti già sapranno, e se invece non foste ancora iscritti, vi consiglio di farlo adesso per non perdere nessun contenuto che verrà caricato su questo canale. Grazie al vostro aiuto, questo canale sta crescendo da paura. Io non me l'aspettavo. Non se l'aspettavo, davvero, non me l'aspettavo. Allungo la maglietta per nascondere la trippa. Mi rendo conto che ci siano sempre delle cose da migliorare, però in fondo questo è anche positivo, perché abbiamo la possibilità di imparare sempre cose nuove. E quale migliore maestra, professoressa, esperta di lei? Indico di là perché è un computer, però in realtà non è che è lì. Gli posso fare il video con sta cosa che cigola? Posso? Lei è una digital content creator, tant'è che anche nel suo nome è presente questo epiteto? Apposizione? Come si... Vabbè, senza ulteriori indugi, vi presento la mia amica Sara Trecate, digital content creator. Ciao Sara. Ciao Luca e ciao a tutti. Ciao Sara, devo dirti la verità, io in realtà ti ho chiamata perché vorrei un aiuto per far crescere il canale, così che tu possa farmi fare big money. Però ti prego, sii gentile. Ma, non so, ora vediamo. Allora, io partirei dalla domanda che ogni youtuber si fa: come faccio a fare tante visualizzazioni? Cioè, è inutile girarci intorno, dimmi il segreto e chiudiamola qua, per favore. Ah, parti proprio diretto così? Guarda che intanto ti avviso che c'è un po' di lavoro da fare. Prendi carta e penna. Ok. Ce li ho. Vai, sono carico. Regola numero 1, scegli bene l'argomento. Certo. Mi raccomando, non fare video sugli argomenti che piacciono a te. No, ma chiaro. Fai video sugli argomenti che vuole vedere il tuo pubblico. Chiedi loro dei feedback. Guarda cosa funziona sui canali dei tuoi competitor. Segui gli argomenti caldi nel tuo settore. Sì. Regola numero 2, scegli bene le parole chiave. Certo, quelle sì, con sì. cui vuoi che la gente trovi il tuo video. Quante ne sai? Inseriscile nel titolo, nei tag, nella descrizione e dille anche mentre parli, così puoi trascriverle nei sottotitoli. Giusto. Giusto. Specializzati su un argomento e crea il tuo set di parole chiave su cui vuoi posizionarti e diventare un'autorità. Ragionissimo. Regola numero 3. I tuoi iscritti sono una fonte fondamentale di visualizzazioni perché sono persone che già ti seguono, ti conoscono. Non dimenticarti mai di loro. Mm-hmm. Ricordagli di cliccare l'icona della campanella per ricevere le notifiche via mail quando pubblichi un nuovo video. Ma è vero. Se riesci, crea una mailing list, così puoi inviare anche via mail le tue novità. Oppure sfrutta il community tab, dove puoi parlare direttamente con i tuoi followers. Poi ci sono anche i tuoi followers su altre piattaforme o su altri social. Condividi sempre i tuoi video dove ci sono persone che ti seguono. Ma è vero, nessuno ci pensa, è vero, è così. Regola numero 4, guardati intorno. Non restare chiuso e concentrato solo sul tuo canale. Esplora i video di altri creators, partecipa attivamente alla community, fai girare il tuo nome. Giusto. Un obiettivo che sarebbe ottimo raggiungere è che il tuo video diventi un video suggerito accanto ad un video di successo del tuo settore. In questo modo un po' delle visualizzazioni di quel video arriveranno anche da te. Ok, ci sono. Trova un video adatto e studialo. Di cosa parla? Quali parole chiave usa? Se ti senti ferrato sull'argomento, prova a creare un video simile, magari un seguito. L'importante è che sia un video migliore, più approfondito e possibilmente più lungo, perché abbia la potenzialità di trattenere gli utenti su YouTube più a lungo. Ultima regola, non essere pigro. Quando carichi un video devi essere una macchina e seguire tutti i passaggi tecnici necessari. Crea una bella miniatura, studia un bel titolo, fai una descrizione molto dettagliata e poi utilizza tutte le funzionalità che ti mette a disposizione questa meravigliosa piattaforma. Inserisci le playlist, le schede, le schermate finali, così che l'utente abbia la possibilità di continuare a guardare altri tuoi contenuti. Continua nei giorni successivi a rispondere ai commenti e tieni d'occhio le analytics. Se il tuo video sta andando peggio della media, non aver paura di fare modifiche per ottimizzarlo meglio. Tutto chiaro, no? Qual è la prossima domanda? Il primo punto, qual era il primo? No, scherzo. Anzi, sei stata super dettagliata. Sara, ma sai che potresti aprire un canale dove parli di questo? Ragazzi, iscrivetevi al canale di Sara Trecate, Digital Content Creator. Andate a prendere appunti su tutti i segreti di YouTube e venite a dirmeli. Tutti. Però Sara, scusami. Io ho fatto questo video qua del drone, che secondo me è bellissimo. Cioè, a me è piaciuto un casino. Ha fatto oltre 3000 visualizzazioni. Cioè, è andato benissimo. Non è bello? No, per carità, bravissimo. Ma hai chiesto agli utenti di iscriversi al tuo canale? No, mi sono dimenticato. Cioè, ero preso dal...
Hai ragione. A parte gli scherzi, ragazzi, spero che vi sia piaciuta questa collaborazione. Se volete altri video riguardo all'argomento YouTube, come crescere, come coltivare un canale e farlo proprio boom, puntare alle stelle e arrivarci anche alle stelle, fatemelo sapere nei commenti, che magari ci scappa un video proprio con Sara, perché no? Su un altro argomento, che ne so, le iscrizioni. Ma non è che devo suggerirvi io. Scrivete nei commenti, sa, fate la vostra parte, perché Sara mi ha confidato che in realtà lei vorrebbe veramente tanto fare un altro video con me. Vero Sara? Ti prego. Ciao a tutti e alla prossima! Io vi ricordo di iscrivervi, ragazzi, se ancora non l'avete fatto, attivando la campanellina, così da rimanere aggiornati sempre sui prossimi video che usciranno. Lasciate un mi piace e andate da Sara, che domenica, mi sembra, faccio uscire il video dove io le do consigli per aumentare il livello di editing e quindi di attenzione dello spettatore. Non voglio spoilerare, andate domenica da lei e mi raccomando, riempitela di commenti con scritto "fai un altro video con Luca, ti prego". Ti prego, Sara. No, dai, parte gli scherzi, ragazzi. Sono molto contento di aver fatto questo video, perché comunque iniziano anche le collaborazioni, è molto bello questo, cioè secondo me il legame che si crea tra creator, tra creators, perché è plurale, è una cosa molto bella comunque. Niente, noi ci vediamo come sempre in un prossimo video, che sarà giovedì o domenica. Ragazzi, vi voglio bene, un bacio. Muah.